risolto. Adesso vorrei parlare dell'altra grossa curiosità, della parte proprio che più mi ha attratto a cercare di intervistarti, che è la tua capacità di portare la libertà personale già con te dall'Italia. Quindi tu hai fatto già un lavoro di rimozione dello schema italiano, specialmente del nord Italia, di lavora, 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 per riuscire a staccarti e a avere uno stile di vita sempre più libero, in cui fai anche meno ore, insomma, decidi tu davvero di come gestirti la cosa. Quindi so che tu lavoravi in azienda, cos'era una manifattura, una fabbrica? Sì, Cosa, sì. che, sì, ok. E da lì, come immagino tutti, questo lavoro non era gratificante. E sei riuscito già alla tenera età di quanti anni avevi quando sei riuscito a lasciarlo questo lavoro? 25? 25 No, anni. 26, 26, 26. A 26 anni sei riuscito a dire basta, io me ne vado, e è stata una Esatto. decisione poi seria, perché poi non sei più ritornato su quei passi. Beh, non E credo che riuscirei. è tosta assolutamente fare. E poi per riuscire a liberarti sei riuscito anche a ottenere il part-time quando altre persone che l'avevano chiesto non ci sono ottenute. Quindi hai avuto una forza mentale che ad altri è mancata, che sai, tutti sognano di liberarsi, vi dicendo. Insomma, io vorrei capire un attimino qual è la filosofia, qual è la mentalità per fare questo passo, per poi inventarsi un'attività da zero e tutto questo al di sotto dei 30 anni. Insomma, come la si può vedere? Allora, io non ho mai avuto idee chiare su cosa fare della mia vita da ragazzo fino ad adesso, però volevo avere tempo libero. Questa Tempo era libero. l'unica cosa che avevo ben chiara nella mia testa. Che è lo stesso messaggio che, se fai caso sulle pubblicità che ti vendono il corso per diventare imprenditore digitale o qualsiasi cosa online, il tempo, questa è la leva, no? Grossa. Il tempo è l'unica cosa che non si può né comprare né vendere, quindi è un punto importante su cui riflettere. Sì. Quindi a 16 anni ho lasciato scuola, subito praticamente, perché comunque non avendo le idee chiare, restando lì senza obiettivi. Non mi Certo. andava proprio, anche perché buttavo via il tempo, un'altra volta il tempo di restare a scuola per Per tot anni. avere questa consapevolezza a 16 anni è già un dono, perché molti non lo sanno. Però cosa fai? Fai 5 anni che poi finivo scuola e comunque non mi piaceva quello che facevo, sapevo che non avrei fatto quello, quindi Sì. anche se non avevo idea di cosa fare, sapevo benissimo quello che non volevo fare, Certo. che è importantissimo anche questo. Quindi ho Certo. detto ok, opzioni, posso lasciare qua e andare a lavorare, questa è l'unica opzione. Certo, poi in Veneto Perché immagino la pressione sociale, devi lavorare, devi lavorare, sì, devi beh, allora, per fortuna devo dire che non mi hanno obbligato a studiare, perché anche questa devo dire, beh, allora, sì, sono stato ben chiaro, diciamo, sono sempre stato abbastanza convincente anche da bambino, da piccolo, su quello che se volevo fare una cosa la facevo, sono testardissimo su questo. E quindi sì, ascolto i consigli di tutti, però dopo, insomma, lasciatemi fare quello che voglio perché, e questo è già un primo punto anche che viene anche successivamente, perché almeno sono sicuro che se sbaglio o se faccio qualcosa che poi mi pento, cioè posso ritenermi responsabile. Perché se io Certo. continuavo a studiare, poi davo la colpa, non so, ai miei, a questo, a quello, almeno così sono sicuro che se faccio qualcosa la faccio Poi io. gli altri quella colpa lì non la vogliono proprio sentire, perché dicono: no, hai scelto tu, che dire, la colpa a me, quindi. Però c'hanno anche ragione alla fine, cioè sarebbe importante appunto ascoltare gli altri e poi fare quello che si vuole. Quindi vabbè, lì sono andato a lavorare e ho cercato un lavoro che mi permettesse di lavorare il meno possibile, ovviamente. Cioè, meno ore possibili, Esatto. assolutamente. E allora lì sono andato a lavorare in questa azienda metalmeccanica che all'inizio entravo come stagista e facevo le mie 8 ore al giorno e poi mi è stato promesso di passare ai turni che all'epoca erano 6 ore e mezza al giorno, una mattina, sì, un giorno mattina e un giorno pomeriggio alternato. Un'ora e mezza di libertà in più dalle 6 8 ore e mezza al giorno pagate 8, cioè per me era il sogno. Ho ore. detto Eri ok, arrivato, perfetto. era quasi un part-time che pagava quasi full-time. Ho detto questa cosa
Va benissimo, quindi comincio a lavorare lì. Dopo 4 anni di apprendistato dovrebbero passarmi in turno. E in quei 4 anni lì già... Le fitte allo stomaco, insomma. No, no, ma hai detto bene. Cioè, vomitavo alla mattina. Mi venivano i sforzi perché... sentivo che proprio non era... Stavo morendo. Anche perché in quel periodo lì, un po' per l'età, perché insomma dai 16 ai 22 è stato, quindi ho un po' smesso anche di fare sport, poi ho ripreso, praticavo karate, e quindi sì, mi sono un po' perso in quegli anni lì, ma penso sia abbastanza normale. Quella cosa che tu dici perso, mi sembra che sono stati gli anni in cui hai vinto poi gli stessi campionati italiani, mi sembra di aver capito. No, cioè, sono stati, no, lì avevo smesso, e praticamente ho vinto uno o due campionati italiani prima, da ragazzino, quindi 14 anni, così. Poi mi sono fermato questi 4 anni, e poi, da quando ho litigato fortemente a lavorare, perché non volevano più farmi fare le 6 ore e mezza che mi avevano promesso, e lì c'è stato un forte litigio e mi hanno passato in turno, quindi sono passato a fare 6 ore e mezza e ho ripreso a fare attività sportiva e ho rivinto altri campionati. Quindi sì, sono riuscito appunto a avere più tempo libero e poi con la ripresa anche dello sport, che è stata fondamentale secondo me, ritornare in forma, non so, ma è stato... Fuori forma, sì, sì, in forma, però diciamo ti dà anche quella determinazione, quella chiarezza mentale, quegli obiettivi che puoi trasferire in altri ambiti. Esatto, quindi lì mi sono focalizzato appunto sul mio corpo e ho cominciato a studiare un po' per i fatti miei tutto un discorso di arti marziali, preparazione atletica, e lì guardando un po' sono nati anche i primi canali YouTube, almeno per quello che mi ricordo, che facevano questo lavoro di personal trainer eccetera eccetera. E ho detto, cavolo, è interessante, potrei, perché all'epoca tipo il mio maestro di karate faceva il suo lavoro e poi faceva questo. Sì, e non esisteva la cultura di poter fare da una passione un business, non erano... Soprattutto in Italia. Certo. Sia come maestro, perché anche il mio maestro di pugilato faceva un altro lavoro e poi faceva quello, oppure basta che guardi anche gli atleti professionistici in Italia, a meno che non sia il calcio o altri due sport, cioè il resto degli sport, cioè, non vengono pagati. Certo, io non ho mai preso un euro io, ma anche gente che poi ho conosciuto italiana che ha vinto campionati mondiali di karate o altre cose, cioè facevano tutto un altro lavoro e poi facevano quello. Però gli ho detto no, aspetta, cioè qua bisogna cambiare qualcosa e c'è la possibilità. E quindi io, allenandomi negli anni, poi ho conosciuto varie persone che mi hanno consigliato una scuola di formazione. Ho cominciato a studiare mentre appunto lavoravo in quell'azienda lì, perché l'orario me lo consentiva, e quindi comunque ringrazio quella parte lì, perché intanto ho capito che non sarei riuscito a fare quello che pensavo, perché dentro di me ho detto, vabbè, lavoro in fabbrica quelle ore lì, ho comunque tanto tempo libero, quindi posso fare quello che mi piace, e dovrei riuscire a bilanciare il malumore della fabbrica con la passione. Invece no, perché tu sei 6 ore, in quel caso lì 6 ore e mezza, ma nella maggior parte dei casi 8 ore, in un gruppo di persone che non fa altro che lamentarsi continuamente, e se tu alzi la mano e proponi qualcosa ti saltano addosso. Ma non solo per i sogni tuoi, magari anche per migliorare la situazione in fabbrica, cioè non te la lasciano fare. Certo. Quindi lì ho detto, no, non si può far così, voi state qua a fare quello che vi pare, io scelgo un'altra strada. E così ho cominciato a studiare, ho preso appunto i diplomi per diventare personal trainer. E l'ultimo periodo della fabbrica, quindi gli ultimi forse un anno o due, e ho rilitigato perché questa è una cosa importante da dire, che bisogna imporsi, bisogna talvolta litigare per ottenere, perché se si vuole andare d'accordo sempre con tutti, per forza di cosa, diciamo, la mentalità di massa sarà prevalente. Diciamo che non è che io parto con l'idea di litigare, io alzo la mano, vado dal capo e gli dico, guarda,
da qua fin qua io ho in mente questa cosa, vorrei fare, do una mano anche a te, cioè nel senso, non è che voglio e basta. Certo. Tu in quel caso ho chiesto un part time, quindi ho fatto 5 ore, 5 ore per 5 giorni, erano 5 per 5. Ok, un'altra ora però, e mezza. Sì, perché mi serviva per studiare, per preparare certo, gli esami. Per stare meno in quell'ambiente. E in più volevo cominciare ad avere dei clienti, quindi volevo anche cominciare l'altro lavoro per poi quando mollavo il lavoro in fabbrica, certo, partire già con qualcosa. Però ecco, sono sempre stato sincero, anche in azienda, e questo ripaga quasi sempre, nel mio caso. Anche se poi ho dovuto litigare ancora, però prima di tutto ti spiego quello che voglio fare. Ma anche lì però, vedi, in quel caso, in entrambi i casi, da quando sono passato la giornata al turno e da quando sono passato in turno al part-time, c'è stato un litigio, magari nel secondo caso meno forte del primo perché nel frattempo erano cambiati i capi, però quando hanno visto che io ho mantenuto la parola, io gli ho promesso la stessa efficienza che avevo nelle 6 ore e mezza nelle 5 ore. Questa era la mia promessa e l'ho mantenuta. Quindi poi, cioè, quando hanno capito che è vero, non hanno motivo di arrabbiarsi, quindi alla fine è andata a finire bene e ho mantenuto anche i rapporti anche dopo che sono andato via, anzi mi seguono ancora e molte persone molte persone dell'azienda sono venute a allenarsi da me, quindi questa è la soddisfazione. Quindi sì. Bene. Quindi, non so se hai risposto completamente, sì. Sì, diciamo, questo è il passaggio che tu hai fatto per liberarti dalla costrizione delle lunghe ore. E poi tu sei riuscito a lanciare poi questo progetto imprenditoriale. Quindi com'è andato il lancio? Come hai dedicato tante ore? Ancora avevi la priorità del tempo? Insomma, questo è piuttosto importante da spiegare perché, ok, questo è lasciato, ma poi non è che sei stato lì a dire ok, speriamo, hai fatto insomma tante azioni, anche tante ore, mi sembra di capire. Sì, allora un'altra cosa da dire è che quando tu in qualsiasi campo, quindi questa cosa vale sia se nel caso mio che volessi trasferirmi o quando volevo lasciare la fabbrica o quando volevo cominciare un progetto nuovo, le persone che hai vicino non saranno d'accordo con te nel 99% dei casi. Sì. Quando tu in qualsiasi campo, quindi questa cosa vale sia se nel caso mio che volessi trasferirmi o quando volevo lasciare la fabbrica o quando volevo cominciare un progetto nuovo, le persone che hai vicino non saranno d'accordo con te nel 99% dei casi. Sì. Soprattutto nel mio caso che avevo un contratto fisso o insomma in qualsiasi situazione ti trovi, quando passi tanto tempo dentro una situazione, secondo me, cioè, per forza di cose si forma una compagnia, diciamo, di persone intorno. Gruppo di pari, diciamo, che un però gruppo che sono non eri pari con l'allineato. Però anche se tu la pensi in maniera un po' diversa, ci lavori insieme, quindi sei più o meno al suo livello. Quando tu vuoi cercare di staccarti per andare da qualsiasi altra parte, hai due paure, almeno io avevo due paure. Cioè, la prima era comunque che litighi, cioè, con qualcuno. Certo. Che sia con la famiglia, con chiunque, perché quando ti stacchi da quella situazione lì, gli altri non capiscono le tue idee, non capiscono, hanno la loro mentalità, è normale che succeda. Quindi questo devi metterlo in conto. E però appena ti stacchi, trovi sicuramente altre persone. E la tua paura di quello che potrà succedere, tipo io lì avevo... Ho detto, ma siamo sicuri a un certo punto, dopo tutti quelli che ti hanno contro, cioè lasciare, ho capito che non mi piace, però ti viene quella roba lì di dire, ma dopo... Perché sei talmente condizionato da loro ogni giorno, quindi diventa, i loro pensieri cominciano a diventare un po' i tuoi, no? Sì. E invece appena ti stacchi, a parte che dopo l'altro progetto prende il volo automaticamente, perché una parte di energie che buttavi via le dedichi a questo, e non hai proprio più pensieri, cioè parti e vai. Sì, quindi... sì, sei flusso per fare queste altre cose, cercare di farle bene e poi sì, conosci nuova gente che è allineata,
con questa nuova maniera di vivere. Soprattutto magari quando sei, torno un attimo al discorso di prima, quando hai paura di venire in un posto nuovo dove non conosci nessuno, là trovi tutti quelli che la pensano come te, probabilmente. Sì, Quindi la paura di sì, sì. restare da soli è proprio l'ultima. Assolutamente. Poi quando scegli una grande città che mi dicevi Sì. molto amano, molto friendly, insomma, la cosa è più semplice. Posto Ma internazionale. questo Dimmi, dimmi. vale anche nei progetti, appunto, perché quando cominci a lavorare per conto tuo, poi conosci cioè, una serie di altre persone. Quindi, secondo me, vale veramente in tutto questa cosa. Sì, Ti bisogna stacchi essere e. proprio nel volerla quella cosa, essere disposti anche a litigare e a staccarsi dall'ambiente precedente. Sì, non. Va bene pensarci, però non troppo, perché sennò ti incasini. Cioè, tutte le cose negative che pensi probabilmente non succederanno mai, Sì. però se tu ci Sì, pensi, sono blocchi. paure di protezione, giustamente perché c'è un cambio, però poi appena sei dall'altra parte sei talmente impegnato nel far succedere le cose che poi se anche dovesse succedere sei, diciamo, lanciato per affrontarle. Però Bene. vedi, questa cosa è data anche secondo me un po' da. Cioè, in Italia c'è. Almeno io a scuola ho avuto un brutto ricordo, cioè non si poteva sbagliare, capito? C'è Sì. questa cosa. E quindi la paura di sbagliare ti blocca, almeno nel mio caso, un sacco di volte che se tornassi indietro no, non. Cioè, se ci penso adesso non ha senso, dovevo farlo perché non è mai uno sbaglio. Bisognerebbe. Assolutamente. Bisogna capire che dandosi tempo si ha l'opportunità di sbagliare, di imparare, correggere e mettere in pratica gli sbagli. Tante persone che magari vogliono tentare qualcosa di nuovo si danno magari pochissimo tempo, diciamo, la devo azzeccare in 3 mesi. E No. se non l'azzecchi, come fai? Voglio dire, certe cose hanno proprio bisogno di un tempo più lungo per essere provate, testate, Sì, ma giuite. comunque, anche se non ti va, come avevi detto, cioè bisognerebbe vederla come un'esperienza. Bisognerebbe trascendere da un punto di vista un po' più spirituale, dire ok, nella mia vita ho cercato di fare queste cose e ho riempito questi anni, questi mesi facendo questo, Sì, insomma. ovviamente dipende dalle situazioni, però io vedo proprio, non è giusto o sbagliato, ma è un'esperienza che ho fatto, che mi ha portato a conoscere persone, mi ha portato a imparare cose. E boh, adesso da qua parto e faccio un'altra esperienza, cioè. Sì, e poi uno potrebbe obiettare, e se finiscono i soldi? Beh, se finiscono i soldi si può sempre tornare sul binario precedente e dire ok, faccio un lavoretto per riguadagnarne di nuovo e rimettermi su in carreggiata per riprovare. Però, insomma, non bisogna mettere il carro davanti a voi. Però quella lì è organizzazione che prescinde un po' la cosa, cioè. Puoi anche fare un sacco di esperienze organizzato, cioè in maniera organizzata e. Bene, bene, bene. E adesso tu che sei da quanto tempo sei effettivamente arrivato alla Spalmas? Io sono qui da gennaio. Da gennaio, ok, bene, Sì. quindi le impressioni sono ancora belle positive. E qual è il tuo piano sul lungo termine? È di lungo termine, breve termine? È un trampolino di lancio per altri posti? Come la vedi? Allora, non ne ho idea. Allora, intanto non stavo male in Italia, nel senso prima di partire, e anzi, è partito tutto molto bene il progetto del personal trainer. E ho lavorato moltissimo col progetto di aprirmi un centro, che però si è bloccato completamente con la storia del Covid. E Ok, quindi è stato quindi. magari così, Sì, vedendolo sì. adesso che ti trovi molto bene, c'è stata un po' una fortuna perché altrimenti magari non Ah, no, avresti beh, mai pensato di poter dire. se nel periodo, perché ti parlo che un mese, cioè dovevo aprire e un mese dopo è successa questa cosa. Quindi se prima ho maledetto il periodo perché era il sogno, diciamo, no? Quindi Certo. in tutti questi anni non ho mai pensato a un'alternativa, a un piano B. Ho detto. Lì è lavoro, 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 lavoro e vado.
senza guardarmi intorno, senza anche tanto pensare al tipo di vita che volevo fare. Avevo in mente un sacco di progetti su una cosa mia, figurati, una cosa nuova, quindi super contento e produttivo. Poi è arrivata quella cosa lì che mi ha bloccato completamente e nei 2 anni di Covid mi sono detto, prima ho maledetto tutto, poi ho detto cavolo, intanto ho fatto 1+1, ho detto cavolo, se aprivo e dopo succedeva ero rovinato perché stavo facendo un investimento che vabbè. E lì mi sono detto, vabbè, invece che stare qua a aspettare non so cosa, perché vista la situazione italiana adesso, o comunque a gennaio quando sono partito, già prima non la vedevo bene, non l'ho mai vista bene. E infatti volevo sempre scappare un po' all'estero, ma non c'ero mai riuscito. E ho detto, vabbè, questo è il periodo giusto. Ho scritto a mio amico qui alle Canarie e ho detto, guarda, vengo giù un po', vengo giù un mese, gli ho detto, e faccio un evento alle Canarie e faccio vedere cosa faccio. Questa era l'idea iniziale. Sì. È passata una settimana, ho detto, vabbè, potrei fare 2 mesi. Dopo è passata una settimana, ho detto, vabbè, potrei stare qua un po'. E alla fine, dopo mi è piaciuto e sono stato qua. Quindi, sicuro, sto qua fino all'estate prossima. Ok, questa è l'idea. E cosa è successo ai tuoi ritmi di lavoro? In Italia tu mi dicevi che con la tua attività eri ben contento di metterci 10 ore al giorno o cose del genere. Quindi invece lì, insomma, vedendo un po' l'andazzo, come è cambiata la tua percezione? Allora, in Italia ci sono diversi fattori. Il primo è che avevo un obiettivo di aprire qualcosa di più grande. Cioè volevo di più per fare di più, che anche lì, cioè non dico che è sbagliato, perché avevo l'idea di fare una cosa bella e ci stava, però è un circolo che tu fai sempre di più e ti incastri dentro e non vivi più, che non è sbagliato se vuoi veramente farlo, se hai un obiettivo, se per te va bene, sei felice così, ok. Certo. Diciamo che ti porterebbe a sbilanciare la tua vita in altre aree, se lavori e basta. Quindi, anche se tu stai lavorando molto, ti consiglierei di prendere un tot di tempo al giorno per pensare. Cioè, non far niente, scrivere, pensare a quello che stai facendo, cercare di vedere le situazioni da un punto di vista diverso. Certo. Che questo, nei vari periodi della mia vita, mi succedeva quando ero in ferie. Quindi, io in tutte le ferie i soldi che ho speso sono state per andare via, no? E quando uscivo dalla mia situazione guardavo come ero messo e decidevo cosa potevo fare. Però questo si può farlo benissimo anche a casa, solo che quando esci... È molto meglio perché c'è anche un periodo di preparazione, per cui dici, ah, so che devo andare in ferie, c'è un viaggio, insomma, non puoi tornare immediatamente sul pezzo, quindi... Esatto, quindi sempre c'è fare così. Sfruttavo questi momenti. E sì, quindi in Italia ero costretto un po' da questo progetto e anche da tutte le spese che ci sono in Italia. Sì. Chiaramente per essere, diciamo, un'impresa, un'idea imprenditoriale che rende, che abbia senso, di quell'investimento, degli anni spesi anche a fare le certificazioni, volevi farla un po' in grande. E invece lì cosa ti ha permesso di ridimensionare, ritrovare questo nuovo equilibrio, vedere la gente, vedere l'isola con la sua natura, cos'è che ti ha aiutato a cambiare? Io sono partito con lo stesso pensiero, cioè appunto io mi sono solo, avevo quel pensiero lì, vabbè che negli ultimi anni il Covid mi ha obbligato a lavorare meno e quindi lì ho avuto quel tempo libero per pensare che per anni non l'ho più avuto e ho detto sì. Non si sta male, solo che in Italia lavorando meno, oltre a spese proprio di affitto e cose così, hai la macchina, cioè hai un sacco di robe che costano. Certo. E hai un sacco di robe inutili, anche se vogliamo dirla, col pensiero che ho adesso. Ho un sacco di cose a casa che non uso, che hai lì, ok? Certo. Poi, quindi, passando di qua con pochissima roba, vivendo con pochissimo, vedendo anche loro che si accontentano un po' di quello che hanno. Un po' minimalisti anche loro. Sì. E
si vive no uguale, meglio dal mio punto di vista. Poi sì, ti ripeto ancora una volta: hai meno roba da che ti occupa la mente, perché c'è meno elementi, meno parti in movimento, insomma. Cioè, ti rendi conto di cosa serve, cosa non serve, e serve pochissimo. Però là non potevo, cioè, se io volessi fare questa vita dove ero prima, non cioè, è improponibile. Sì, lo standard italiano è alto, quindi il cliente si aspetta che tu abbia tutte le possibili, magari. No? Quello no, però ti parlo, io, esempio, qua non ho la macchina, i mezzi funzionano bene, che magari potrebbe essere anche in una città italiana, questo non lo so, io vivo in un paesino, e se non hai la macchina, ciao, cioè se non puoi fare niente. Quindi quello, e poi vestiti, cose, essendo vicino al mare, essendo una città così, qua la gente, cioè tu puoi andare via in costume tutta la settimana, e cioè, faccio un esempio. E va bene, sì, ma anche perché non c'è la pressione sociale della cultura dell'apparenza, quindi è una civiltà diversa. Assolutamente. E quindi hai veramente un sacco di costi meno. Una libertà, ho scoperto una dimensione che ti permette di essere più te stesso e fare cose che prima non c'era il tempo, non c'era la condizione per farlo.